dicevamo che dobbiamo dimostrare che in effetti possiamo scartare questa componente di rumore, perché non ha fra virgolette nulla a che fare con questo qui, e qui non ci è di alcun aiuto nel processo decisionale. Ma per fare ciò dobbiamo prima di tutto capire di che processi si trattano. Allora, NRT, beh, non abbiamo ancora dato alcuna ipotesi su N e su S. Su S sì, è un segnale di energia, che appartiene allo spazio segnale S grande, bla bla bla. NRT abbiamo detto, abbiamo sottinteso che è un processo gaussiano bianco. Infatti abbiamo detto riconoscimento di M forme d'onda in una VGN. Fatemi chiamare sigma quadro la varianza di ogni campione, quindi media nulla e varianza sigma quadro, cioè l'autocorrelazione di N è sigma quadro delta di tau. Bene, abbiamo già incontrato un rumore con autocorrelazione impulsiva, il rumore termico, e la PSD era N0 mezzi. Qui fatemi chiamare sigma quadro perché non è detto che questo sia il rumore termico. Stiamo facendo un caso molto generale, poi dopo, quando lo particolarizzeremo, al posto sigma quadro ci metteremo N0 mezzi. Va bene? Chiaramente è indipendente da S, il rumore è indipendente dal segnale. È additivo gaussiano bianco, indipendente dal segnale, e a PSD varia a sigma quadro. Di conseguenza, abbiamo che anche N parallelo è gaussiano. Perché? Perché è la proiezione di un processo gaussiano su uno spazio. La proiezione si fa attraverso operazioni lineari, prodotto scalare, e combinazioni lineari di variabili aleatorie gaussiane sono ancora gaussiane. Infatti, N parallelo di T lo possiamo scrivere in quella maniera, come somma su J che va da 1 a Q di N con J, sì, con J di T, e cioè somma su J che va da 1 a Q di N di T scalare sì con J di T. Questo prodotto scalare non è nient'altro che l'integrale di N e sì con J, e come vedete si tratta di combinazioni lineari di variabili aleatorie gaussiane, e dunque è ancora gaussiano N parallelo. Anche N ortogonale è gaussiano perché è pari a N che è gaussiano meno N parallelo che è gaussiano, e la differenza tra due processi gaussiani è ancora un processo gaussiano. Qui abbiamo a che fare con processi gaussiani, allora basta che ricaviamo la media e la correlazione. La media è chiaramente nulla perché è una combinazione lineare di un processo gaussiano a media nulla, e allora sarà media nulla anche lui. E la media di questo, porto dentro lo sommatore il segno di media, è la media delle coordinate n con j, ma le coordinate n con j sono n scala epsilon con j, che sono integrale, porto la media qua dentro, l'unica cosa che è aleatorio è n. La media di n fa 0, l'integrale di 0 fa 0, la coordinate fa 0, la somma di 0 fa 0. Quindi sono processi gaussiani a media nulla. E allora valutiamo la seconda grandezza che ci interessa, la correlazione fra n parallelo e n ortogonale. Potrei valutarla in tempo ritardo, per non avere il doppio indice la valuto in tempo, quindi t con 1, t con 2, va bene? Perché se questa qui per caso fa 0, allora stiamo dicendo che ogni campione di n parallelo, perché questo è qualsiasi t con 1,
è in correlato con ogni campione di n ortogonale, perché questo è t con due variabili. Essendo gaussiane, in correlazione implica indipendenza, e quindi queste variabili aleatorie sono completamente dipendenti, perché per le variabili aleatorie gaussiane l'incorrelazione implica indipendenza. Ok? In generale non è vero. Allora valutiamo se davvero questa media del prodotto fa 0. Per far questo dobbiamo esplicitare come è fatto n parallelo, eccolo qui, e come è fatto n ortogonale, eccolo lì. E allora questa è la media fra n parallelo, somma su j che va da 1 a q di n con j, sì con j in t con 1, per n ortogonale che è la differenza tra n ed n parallelo. Fatemi iniziare un altro indice sommatorio, perché altrimenti si confonde. Poi dovrò fare sommatorio per sommatorio. Quindi meno sommatorio su i, che va da 1 a q, n con i, si con i di t con 2. Dobbiamo valutare questa media, quanto fa. Ci potrebbe capitare molto spesso di fare operazioni del genere. La tecnica è sempre la stessa. Basta ricordarsi che n con j sono proiezioni, qui sono integrali di gaussiane per una forma d'onda, quindi è qui c'è la parte aleatoria. Portare la media dentro l'indice sommatorio e dentro l'integrale, avremo un n con j, cioè integrale di n, cioè n, moltiplicato per n con t con 2. N per n, media di, sappiamo quanto fa perché abbiamo correzione, facciamo qua delta e l'integrale va via. E stessa cosa di qua, qui abbiamo n con i, n con j, integrale di integrale di n di tau per n di y, un'altra variabile, prodotto, ne faccio la media, sigma qua delta, un integrale va via. Ok? È sempre la stessa tecnica. In particolare, fatemi scrivere qui sopra, somma su i, perché porto la media dentro, su j, scusate, abbiamo n con j per n e t con 2, sono gli unici due oggetti aleatori, questi due. Ma n con j è un integrale di n di t per psi con j. Ok? Questo è n con j. Poi ci devo mettere per n con 2, lo porto qua dentro, n di t con 2. Tanto è una costante, non dipende da t, varia di integrazione. E poi c'è anche psi con j di t con 1. Questo è questo primo termine. Scusate, ci manca il segno di media, che abbiamo detto che portavo dentro la sommatoria e dentro l'integrale, portiamocelo. Ora va bene. Poi c'è anche il secondo termine, sommatoria su j per sommatoria su i. Facile, quindi c'è la somma su j, c'è la somma su i, poi c'è n con j per n con i, n con j per n con i. N con j è una proiezione, quindi un integrale. N con i è un'altra proiezione, quindi un'altra integrale. N con j per n con i sarà integrale di integrale. N con j sarà n con x per psi con j.
mentre n con i sarà n con y per psi con y, psi con i di y, dx di y. E poi rimane il prodotto delle due funzioni, psi con j di t con 1 per psi con i di t con 2. E infine rimane il simbolo di, o l'operatore di media, media di. Va bene? Ora sfrutto il fatto che il rumore è bianco. Quindi la decorazione è impulsiva. E quindi con le due medie fanno semplicemente sigma quadro delta. Quindi questa qui è sigma quadro delta di t meno t con 2. E questa qui è sigma quadro delta di x meno y. Quindi quelle due delta mandano via l'integrale. Quindi diventa somma su j che va da 1 a q sigma quadro si con j di t con 1 si con j di t con 2. Di qua invece somma su j che va da 1 a q somma su i che va da 1 a q sigma quadro c'è sempre. Qui un integrale va via, ma siccome c'è un integrale doppio rimane solo il secondo integrale. E cioè rimane integrale di che cosa? Psi con j di x per psi con i di x dx. L'integrale di y va via a causa della delta. Poi fuori dall'integrale psi con j di t con 1 per psi con j psi con i di t con 2. Ok? E ora il gioco è fatto, perché qui abbiamo il prodotto scalare fra psi con j e psi con i, ma sono forme d'onda ortonormali, quindi psi con j scalare psi con i o fa 1 o fa 0, a seconda che i sia uguale o diverso da 0, da j, scusate. Quindi questa qui è semplicemente delta con i j, perché se i è uguale a j, lì abbiamo la norma quadro di psi che fa 1 con i. Se i diverso da j invece abbiamo il prodotto scalare fra due funzioni ortogonali, e quindi il prodotto scalare fa 0. Ma questo toglie di mezzo una sommatoria, e quindi tutto questo diventa sigma quadro sommatore su j che va da 1 a q, perché i deve essere uguale a j, e allora rimane psi con j di t con 1 psi con j di t con 2, che è uguale al primo termine che vedete là, quindi tutte e due si sottraggono e fanno 0.
cosa abbiamo incluso? Che n con j, n parallelo e n ortogonale sono due processi gaussiani indipendenti tra di loro e indipendenti per i pozzi del segnale. Quindi in particolare n ortogonale è indipendente da n parallelo ed è indipendente dal segnale, perché il rumore dipende dal segnale. Cosa ve ne fate di questa variabile aleatoria qui? Se è completamente indipendente dal questa e da questa, potete scartarla, perché è irrilevante dal punto di vista della decisione che volete prendere, cioè quale forma d'onda sia stata trasmessa. E allora, da un punto di vista decisionale, cioè della decisione che voglio prendere io, quindi inferenza statistica su quale forma d'onda sia stata davvero trasmessa, tutta la forma d'onda RIT, che può essere sempre rappresentata da due termini, e qui si scrive equivalente, cioè da R parallelo e da R ortogonale, bene, avere a disposizione R è come avere a disposizione soltanto R parallelo, perché come abbiamo detto R ortogonale contiene solo rumore, che è indipendente dalla componente R parallelo e quindi è completamente nulla e non contiene nulla del segnale. Quindi potete davvero tenervi soltanto la componente del segnale ricevuto sullo spazio di segnale, che è fatta da S di T più N parallelo di T, ed essendo meglio ancora, trovandosi questo processo nello spazio di segnale, è rappresentabile con la rappresentazione geometrica dei segnali. Questo è equivalente al vettore rappresentativo R. Ok? Quindi, ripeto, dal punto di vista decisionale, guardare a questo problema qui, in cui avete tutto R e T, oppure guardare soltanto a questo problema, dove avete soltanto il vettore rappresentativo R, è la stessa cosa. Allora mi concentro su questo, perché qui ho a che fare con vettori e so già come risolvere il problema. Se voglio la regola minima probabilità di errore, fatti una regola matta. E allora andiamo a valutare e a calcolare quale sia questa regola, con che aspetto abbia questa regola di decisione. Come è fatto il vettore rappresentativo R? Quindi da R parallelo di T uguale S di T più componente del rumore sulla qualità dello spazio segnale. Fatemelo scrivere in questi termini. R chi è? È il vettore delle coordinate di R parallelo su S. Quindi sarà un R con 1, R con 2, R con Q. S chi è? Il vettore rappresentativo di S, S e T, forma d'onda trasmessa. E qui sarà rappresentabile attraverso le sue coordinate, che sono S con 1, S con 2, S con Q. E N chi è? Il vettore rappresentativo del rumore, anzi della proiezione del rumore sullo spazio segnale. Quindi avrà componenti n con 1, n con 2, n con q. E ogni componente, ricordatevi, è la forma d'onda scalare la jesima forma d'onda di base. Cioè sto dicendo che qui r con j è semplicemente il prodotto scalare tra rt e c con j. Qui S con J è il prodotto scalare tra S e T e C con J. Qui N con J è il prodotto scalare tra N e T e C con J. Qui sono le proiezioni dei segnali sullo spazio dei segnali.
comincia ad avere l'aspetto di un problema di decisione statistica affrontato la settimana scorsa. Dobbiamo solo caratterizzare la distribuzione dell'osservazione, che abbiamo chiamato X la volta scorsa, ora si chiama R. Ma R è uguale al segnale più rumore, quindi la distribuzione di R è la distribuzione del rumore, gli cambia solo la media. Se R è uguale segnale più rumore, e il segnale è fissato, stai cambiando soltanto la media al rumore. E allora dobbiamo caratterizzare prima di tutto la distribuzione di N, vettore di rumore. Lo facciamo qui a fianco. N è un vettore di variabili aleatorie gaussiane, perché sono le proiezioni di un processo gaussiano sullo spazio di segnale. E quindi è un vettore di variabili aleatorie gaussiane. A media nulla, l'abbiamo già detto. Ci manca solo la covarianza, la matrice covarianza, che non abbiamo calcolato prima, perché prima abbiamo calcolato la correlazione tra N parallelo e N ortogonale. Ora, per calcolare la covarianza, ci serve la media di N parallelo per N parallelo. Ok? O meglio ancora, la media fra N con I e N con J. È la correlazione, ma in questo caso è anche la covarianza, perché la media è nulla. Quindi la media di n con i, generica componente della, o se preferite n con j, jesima componente del vettore di rumore n, è la media di quel prodotto scalare, cioè dell'integrale su tutto r di n di t per psi con j, che fa 0. E la covarianza quant'è? Quindi dobbiamo fare il prodotto fra n con i ed n con j e farne la media. Ma l'abbiamo fatto poco fa, il prodotto fra n con i e n con j, ricordate? Era integrale su tutto r, dell'integrale su tutto r di n di t con 1 o n di x per n con y, psi con i di x, psi con j di y, dx, dx, media di. E faceva cosa? Questo qui è la delta di Dirac, che toglie un integrale, rimane integrale fra psi con i e psi con j, che fa delta di j. Quindi sigma quadro, delta di j, l'abbiamo già fatto prima. E allora sto semplicemente dicendo che n è un vettore di variabili aleatorie gaussiane a media nulla, varianza sigma quadro, indipendenti e identicamente distribuita. Sinteticamente lo scrivo in questa maniera: vettore di variabili aleatorie gaussiane a media n è nulla, quindi questo è il vettore delle medie. La prima media fa 0, la seconda media fa 0, l'ultima media, cioè la media dell'ultima variabile n con q, fa 0. E matrice di covarianza, perché devo dare la matrice di covarianza, perché ho a che fare con un vettore, la matrice di covarianza è la matrice che contiene tutte le possibili covarianze. Qui sulla diagonale ha le varianze e fuori diagonale ha le covarianze. Ma le covarianze fanno 0, perché è i diverso da j. E le varianze invece fanno sigma quadro, perché il caso i vuole j. Quindi è sigma quadro identico. Ok? Di conseguenza si tratta di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite, perché ogni variabile aleatoria che compone il vettore è una gaussiana a media 0 e varianza sigma quadro, e tutte le componenti sono indipendenti. Ok? E quindi so anche qual è la sua densità di probabilità, se la posso scrivere, e mi serve la sua densità di probabilità, perché se devo fare una regola map mi serve la densità di probabilità dell'osservazione, cioè di R, che mi tiene fuori dalla densità di probabilità di N. Quindi devo scrivermi la densità di probabilità del rumore. La densità di N, fatemela scrivere così, in un generico punto x è la densità di un vettore di variabili aleatorie
gaussiana id, quindi è 1 su radice di, o meglio, sì, 2 pi greco determinante della matrice covarianza, ma fasi con quadro la n, e quindi 2 pi greco sigma quadro la n per e elevato a meno un mezzo x meno la media fa x trasposto per matrice covarianza a meno 1, ma l'identica a meno 1 fa l'identica stessa per x, e quindi abbiamo norma di x al quadrato, e la matrice covarianza a meno 1 diventa questa identica per 1 su sigma quadro, quindi 1 su 2 sigma quadro norma di x al quadrato. L'avete vista? Avete visto la densità di probabilità di un vettore gaussiano aleatorio? Sapete qual è, no? No, non l'abbiamo fatto in verità. Ok, allora lì ho saltato qualche passaggio, ma lo fate al volo, perché la densità di probabilità di una... se x è una variabile aleatoria gaussiana a media mu e matrice covarianza c, allora la sua densità di probabilità f con x valutata nel punto x è 1 su radice 2 pi greco alla n determinante della matrice covarianza per elevato a meno un mezzo x meno la media trasposto matrice covarianza a meno 1 x meno la media, una forma quadratica, vedete? In cui questo prodotto scalare fra x meno la media e x meno la media è pesato dalla matrice C, matrice covarianza a meno 1, e quindi quella lì diventa proprio quella di sopra, perché è il caso in cui questa è sigma quadro identica e il determinante identica è il prodotto degli elementi sulla diagonale sigma quadro per sigma quadro per sigma quadro, quindi questa fa sigma quadro da n, e questa qui è la matrice covarianza a meno 1, quindi è 1 su sigma quadro per identica, e quindi x trasposto per x fa norma di x al quadrato, perché la media fa 0. E otteniamo quelle sopra. La lascio scritta in questa maniera perché è molto sintetica, ma questa è un'ovvietà, perché se sono variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite, la densità congiunta è il prodotto delle densità marginali. Dicevo, quello è il caso generale. Quando abbiamo a che fare con media nulla e matrice covarianza sigma quadro identica, ottengo questo. Ovvio. In realtà l'avrei potuto scrivere direttamente, perché se ho capito se sono variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite, allora la densità congiunta è il prodotto delle densità marginali. Quindi è come dire produttoria per j che va da 1 a q, perché sono q elementi, di 1 su radice 2 pi greco sigma quadro, la densità dell'una, per elevato a meno x con j al quadrato diviso 2 sigma quadro. E infatti queste due quantità sono la stessa cosa, perché vedete ci sta la radice alla n, e qua la produttoria della, di n volte la radice. Scusate, nel nostro caso n si chiama q, perché io ho la dimensionalità della spazio segnale q, faccio q proiezioni, vedete? N con 1, n con 2, n con 3. Quindi 1 su radice di questo alla q è la produttoria della radice q volte, elevato alla norma quadro. La norma quadro è la somma dei moduli al quadrato, ma l'esponenziale di una somma è la produttoria dell'esponenziale. E infatti si trova.
L'avrei potuto scrivere direttamente, perché questo è un vettore di variabili aleatorie gaussiane indipendenti e identicamente distribuite, per cui la densità della congiunta è il prodotto di densità marginali, quindi avrei potuto scrivere questa, densità della congiunta è il prodotto di densità marginali, ogni marginale è una gaussiana, a media zero è varianza sigma quadro, lo vedete? La produttoria la posso anche scrivere sinteticamente in quella maniera. Allora, vettori di variabili aleatorie gaussiane verranno utilizzati sempre in questo corso, sempre, e anche nei corsi successivi, quindi stampateli bene in testa. Medie, varianze, covarianze, qualsiasi operazione su vettori di variabili aleatorie gaussiane, la densità verrà utilizzata milioni di volte. Torniamo a noi. Fatemi cancellare questa rappresentazione, ormai la sappiamo, abbiamo capito che si tratta, sono vettori q-dimensionali. E S è uno degli elementi, è una delle forme d'onda, è il vettore rappresentativo di una delle possibili m forme d'onda che il segnale, che il modulatore può trasmettere, ma anche le forme d'onda possono essere rappresentate da segnali equivalenti, quindi S con 1, S con 2, S con m. Ora permettetevi di rappresentare questa in quest'altra maniera. Introduco una variabile teta, che è un indice, che fa O1, O2 o M. Ok? Quindi la posso anche scrivere in questa maniera. In questo caso scriverò con teta appartenente a 1, 2, m. Magari ho delle probabilità a priori sui simboli che posso aver trasmesso. Chiamiamo pi greco con i la probabilità che teta fa teta con i, o i semplicemente in questo caso teta è un intero. Questa è la probabilità che ho trasmesso l'iesimo simbolo, nel qual caso l'ho fatto trasmettendo l'iesima forma d'onda S con i rappresentata con l'iesimo vettore S con i vettore. E allora questo è proprio un problema di decisione statistica, perché abbiamo un parametro teta che non riusciamo a osservare, ma osserviamo appunto un'osservazione R la cui distribuzione dipende dal parametro teta. Infatti, chi è la distribuzione di R? Bene, dato che teta fa un valore, ad esempio 1, qui avete R uguale S con 1 più rumore. Chi è la distribuzione di S con 1 più rumore? È la distribuzione del rumore, soltanto che invece avete media nulla, adesso ha media S con 1. Quindi R ha una distribuzione gaussiana a media S di teta e varianza sigma quadro di teta. Lo dico meglio. Se teta uguale teta con i, allora R di, dato che teta uguale teta con i è una gaussiana a media, se teta uguale teta con i, R uguale S con i più rumore. Il rumore è una gaussiana a media 0 e varianza sigma quadro. Rumore più S con i è una gaussiana a media S con i e varianza sigma quadro identica. E questo lo posso finalmente cancellare.
Quindi ora ho tutti gli ingredienti che mi servono. Ho un parametro theta su cui defino una prior probability, una proprietà a priori. Ho un'osservazione R, la cui distribuzione condizionata, cioè condizionata dal valore del parametro, è nota, e nel nostro caso è una gaussiana, a media segnale trasmesso e matrice covarianza sigma quadro identica. Ho tutto quello che mi serve. Posso dire qual è la regola MAP, qual è la regola ML. E la riduzione. In questo caso la regola decisione che minimizza la probabilità di errore è la regola MAP, che diventa theta cappuccio uguale arg max su theta o su i, che vi devo dire che va da 1 a m, tanto adesso theta è un intero. Ho il primo, il secondo, ho l'ennesimo simbolo, cioè ho il primo, il secondo, ho l'ennesima forma d'onda, ho il primo, il secondo, ennesimo vettore rappresentativo S con i della densità di R quando theta fa theta con i pesata per la probabilità a priori di quel valore del parametro, cioè della proprietà a priori che ho trasmesso quel simbolo liesimo. Ora vediamo, e fin qui non abbiamo niente, abbiamo semplicemente riconosciuto che quel problema l'abbiamo già affrontato, la regola minima probabilità di errore è la regola MAP, ecco la regola MAP, punto, ma è quello che abbiamo fatto prima. La cosa nuova adesso è che abbiamo un'espressione della densità di probabilità, che è un'espressione molto semplice, perché è una gaussiana. Vediamo come diventa questa regola decisione quando la probabilità a priori è una gaussiana. La distribuzione, scusate, non a priori, la likelihood è una gaussiana. In particolare questo diventa cosa? Arg max su i y con i, ecco lì la densità a priori, scusate, la likelihood. Questa è una gaussiana a media 0 e varianza sigma quadro identica. A me serve la stessa cosa con media S con i. E allora invece di essere norma di x quadro, è norma di x meno S con i al quadrato. Ma non si chiama x perché qua dentro ci devo mettere proprio la variabile che ho osservato. Allora norma di R meno S con i al quadrato. Quindi è 1 su radice 2 pi greco sigma quadro alla q elevato a meno 1 su 2 sigma quadro norma di R meno S con i al quadrato. E devo massimizzare su i, quindi questo oggetto qua non dipende da i, è una costante che posso buttare via. Se non ci fosse questa, per massimizzarla dovrei minimizzare questa norma, questa è un'esponenziale decrescente, elevata a meno. Per massimizzare qui elevata a meno devo minimizzare questo argomento. Ma vediamo meglio un attimo. Y con i lo posso scrivere come elevato a meno 1 su 2 sigma quadro per meno 2 sigma quadro y con i, così questi due vanno via, scusate un pochetto ancora. Così quando moltiplico questi due, questi vanno via, rimane elevato logaritmo di pi greco che fa pi greco. Però scritto in questa maniera mi posso mettere questo oggetto qua dentro, cioè la posso scrivere così: arg max su i elevato a meno
1 su 2 sigma quadro, la norma di R meno S con I al quadrato meno 2 sigma quadro logaritmo naturale di Y con I. Al denominatore rimane radice di 2 pi greco sigma quadro alla Q. Ok? Ho riscritto soltanto la probabilità a priori, l'ho messa dentro l'argomento dell'esponenziale, perché ho capito che se ho a che fare con esponenziale negativo elevato a meno, per massimizzarla devo minimizzare il valore dell'esponente. E allora ci porto dentro anche l'oggetto dipende da i lì dentro. Ora, se voglio massimizzare questa funzione, questo non dipende da i, lo posso buttare via. Per massimizzare elevato a meno, basta che minimizzo questo argomento. Dobbiamo fare arg min della norma fra r, la differenza fra R e S con I al quadrato meno 2 sigma quadro logaritmo naturale di Y con I su I che va da 1 a M. Quindi vedete, quando la distribuzione è gaussiana, la Laplace è gaussiana, non la Laplace, scusate, la famiglia di distribuzioni parametriche F con I di R sono variabili d'ordine gaussiane in cui cambia solo la media. Per massimizzare la verosimiglianza pesata per la prior, cioè per massimizzare la posterior, per quindi fare la regola matta, basta che minimizzate la norma, quindi la distanza fra R ed S con I, e le scalate per questo oggetto qui 2 sigma 4 logaritmo di pi greco con I, il logaritmo della probabilità a priori. Non è l'unico modo di scriverla questa, si può scrivere anche in un'altra maniera. Infatti la norma quadro la posso scrivere come R meno S con I al quadrato è la norma quadro di R meno due volte il prodotto scalare fra R e S con I più la norma quadro di S con I. Ma la norma quadro di S con I si chiama semplicemente energia dell'iesimo segnale, perché abbiamo detto la volta scorsa che la norma quadro del vettore rappresentativo è pari all'energia. Ma allora, minimizzare questa distanza fra R e S con I meno questo logaritmo corrisponde a minimizzare questo oggetto. Ma se volete minimizzare meno il prodotto scalare, è come voler massimizzare più il prodotto scalare. Se volete minimizzare meno il prodotto scalare, prendere il più piccolo possibile, dovete massimizzare più il prodotto scalare. Questo non interessa nulla, perché R è un vettore che non dipende da I, state massimizzando su I, quindi questo non conta nulla, conta soltanto questo e questo. Quindi minimizzare meno è come massimizzare più questa roba. E allora posso scrivere anche arg max su I appartenente a 1, 2, m. Allora, dobbiamo minimizzare questo, quindi dobbiamo massimizzare meno quello più il prodotto scalare tra R e S con I meno l'energia del segnale iesimo, ma ho anche diviso per 2, perché vedete qua ci deve stare due volte il prodotto scalare, ma ho diviso per 2, quindi qua diviso per 2, e poi c'era meno questa quantità qui diviso 2,
più della quantità di diviso 2 in sigma quadro, 31 uguale pi gregoni. Scusa professore, la norma di r al quadrato non dipende da i e quindi non mi serve a niente. Trovare il punto di massimo fra della funzione x quadro oppure della funzione x quadro più 3, il punto di massimo è sempre lo stesso. L'esempio che vi ho fatto 3 era magari la norma di r quadro, è una costante, non dipende da i. Ma neanche teta cappuccio, siccome questo qui è il segno, vabbè, teta cappuccio va bene, l'avrei anche potuto chiamare a cappuccio perché abbiamo detto che è un simbolo, ok? Ma date il nome che vi pare. Questa è la regola macro. È anche una cosa piuttosto ovvia e semplice, è intuitiva più che semplice, perché forse è quello che chiunque di noi avrebbe fatto, perché... No, non so se è quello che chiunque di noi avrebbe fatto, ma la cosa è piuttosto ragionevole, ecco questo che volevo dire, ragionevole. Perché se avete che dovete decidere quale S vettore fra S1, S2 e S1 è stato trasmesso, se questo vettore è stato inquinato, fra virgolette, da rumore, voi che fate? Osservando R, andate a decidere tra tutti i possibili vettori S rappresentativi e segnali S1, S2 e S1 M, quello più vicino a R. Ok? Ma tenete anche conto della probabilità a priori. Siccome state andando a minima distanza qui, se c'è una probabilità molto grande, quindi è più probabile questo simbolo, questo vi sottrae una quantità ancora più grande, non ancora più grande, vi contribuisce a abbassare la statistica, e quindi fa propendere per quell'iesimo formatone trasmesso. Dico meglio, se R è molto vicino a S con 1 e pi con 1 era il più probabile e S con 1 era il più probabile, quindi vuol dire pi con 1 era molto grande rispetto agli altri, allora questo oggetto è molto piccolo e poi lo sta minimizzando e sceglie teta con 1. L'avete scelto perché? Perché era R era molto vicino a S con 1, S con 1 era molto probabile, scelgo S con 1. L'interpretazione invece di questa regola qui è che state massimizzando la correlazione fra la correlazione prodotto scalare fra R e S con I. E anche questo è piuttosto giusto e ragionevole, perché se R è molto... Se il prodotto scalare fra R e S con I è grande, allora vuol dire che R è molto simile a S con I. E se è molto simile, magari è perché a S con I, magari è perché dentro R c'era proprio S con I, cioè aveva proprio trasmesso S con I. Se S con I era più probabile degli altri, allora avrà una probabilità a priori più grande pi con I, che contribuisce qui in maniera logaritmica. Quindi se pi con i era molto grande, sarò ancora più, questo andrà ad aumentare la statistica e sarò ancora più confidente nel scegliere il segnale S con i come quello più candidato, come quello a maggior probabilità di essere stato trasmesso. Se sono tutti quanti la stessa energia, questo non influisce. Se invece hanno energie differenti, dovevo anche pesare l'energia del segnale, perché dentro R ci sta il segnale stesso, che ha una certa energia. Mettete al posto qua dentro, al posto di R, metteteci per esempio S con I, vedete che succede. S con I più rumore, pronto scalare con S con I, cosa esce fuori? Esce fuori S con I modulo 4 di energia più prodotto scalare fra N e S con I.
meno energia mezzi. Si semplifica. E come vedete, se S con I era proprio quello contenuto dentro R, allora questa statistica sarà molto grande. Va bene signori, dobbiamo fermarci qui perché non c'è tempo di dare ulteriori interpretazioni. Domani vediamo la regola ML e poi diamo un'interpretazione geometrica che farà capire ancora meglio